sindaca. Siete venuti qua, come tanti gruppi, a cercare tante... Ciascuno è venuto con lui un certo immagine, sogno, qualche cosa, cosa è questo Oriente, cosa è questa gente, cosa... Cioè avete un pensiero su qualche cosa, ma tutti quanti noi alla fine ci incontriamo con una sola cosa, il volto di Cristo. Questo che ci unica ovunque, sia in Italia, sia in Tarshiha, in tutto il mondo cristiano. Se noi non cerchiamo il volto di Cristo, che è l'uomo stesso, l'esistente, l'ente che sta testimoniando la presenza cristiana nel suo paese, e quindi l'umanità sarà in Cristo. Perché non c'è una divisione tra umanità e il volto di Cristo, perché Cristo è venuto per l'uomo e noi siamo al servizio dell'uomo. Noi come Chiesa, tanta gente oggi soffre ovunque, specialmente nell'Oriente, questo fanatismo molto estremista e questo razzismo che anche da noi, gli ultimi due giorni, è tornato anche a noi una legge razzista del razzismo anche ebraico tra arabi e ebrei, che noi siamo annientati come cittadini, il paese è stato svuotato, se fosse noi non ci esistiamo, tutti gli ebrei hanno preso, se fosse loro sono solamente cittadini e lo Stato è loro. Malgrado questo, noi continuiamo a testimoniare Cristo davanti a questa gente. Cosa devo fare? Per lievito lì che è Gesù, che tranquillamente chiama tutte le nostre esistenze. Bisogna cominciare da Don Lievito, bravo. Malgrado tutte le cose tragiche che sono nel nostro paese e nel Medio Oriente, io prendo la bandiera e tiro avanti questa bandiera. Bravo. Devo fare cosa? Al contrario della tragedia, devo fare gioia. Dove andiamo dobbiamo fare gioia e felicità. Santificato il nome tuo, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alle tentazioni, liberaci dal male. Amen. Grazie a Buna. Grazie a voi. Ci aspettiamo a Trento.